La regione sceglie i grandi elettori, saranno il presidente del Consiglio Mazzeo, il governatore Giani e il portavoce delle opposizioni Landi ad esprimere il proprio voto per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Elisa Tozzi lascia il gruppo della Lega, la consigliera eletta nel Collegio Firenze 2 entra nel gruppo misto. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. La prima seduta del 2022 del Consiglio regionale della Toscana è stata dedicata alla designazione dei tre grandi elettori che a partire da lunedì 24 gennaio rappresenteranno a Roma la Toscana nell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Sono stati eletti il governatore Giani e il Presidente del Consiglio Mazzeo, sui quali sono confluiti i voti della maggioranza. Mazzeo è stato votato anche dai due consiglieri 5 Stelle. I voti del centrodestra sono invece confluiti sul rappresentante delle opposizioni, Marco Landi. Una curiosità: per designare i grandi elettori è stato utilizzato per la prima volta in regione il voto segreto elettronico. Sentiamo adesso le interviste a partire dai tre eletti, Giani, Mazzeo e Landi. C'è anche una nota polemica della capogruppo 5 Stelle Irene Galletti sull'assenza di donne tra i tre grandi elettori designati. Io sono davvero contento, per me è una grande soddisfazione, sarà la prima volta di un'esperienza del genere appunto insieme a tutti i colleghi del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. È stato un voto che ha consolidato il sostegno e la simpatia che si è espressa da un punto di vista politico con il voto unanime dei 25 componenti la maggioranza, i 23 del PD e i 2 di Italia Viva. Quindi per me è davvero una grande e bella soddisfazione. Sento la responsabilità, perché lunedì 24 di gennaio noi avremo per la prima volta, la sera alle 19, già calcolato il momento in cui i tre grandi elettori della Toscana sono chiamati al voto, la possibilità di esprimerci. Io spero che in Parlamento si determini non la conta di una maggioranza e di una minoranza per il Presidente della Repubblica, ma si riesca a trovare la convergenza su un nome che vada in senso istituzionale a rappresentare, come dice la Costituzione, l'unità del Paese e conseguentemente possa raccogliere un consenso così ampio da vedere intorno a questa figura il senso di riconoscimento di tutte le nostre istituzioni e dei rappresentanti che sono chiamati al voto nel ruolo e di parlamentari o di grande elettore. Un grande onore e una grande responsabilità andare a scegliere il successore del Presidente Mattarella, a cui va un grande grazie per il lavoro che ha svolto in questi anni con serietà, passione, dedizione. Il compito che avremo non sarà semplice: trovare una figura che abbia la sua stessa capacità di saper essere garante della Costituzione, di saper rappresentare le cittadine e i cittadini italiani, un alto profilo istituzionale e anche quelle qualità e quelle doti morali che sono fondamentali per fare il Presidente della Repubblica. Tutto il ringraziamento va ai gruppi della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Il centrodestra in questa occasione ha dimostrato compattezza, indicando a livello istituzionale il portavoce dell'opposizione. Questo è un onore per me rappresentare la Toscana, ma anche venendo dall'Isola d'Elba, tutte le zone periferiche della nostra regione e anche tutte le isole minori d'Italia. Sicuramente è un impegno che si prende con lo spirito più alto che l'elezione di un Presidente della Repubblica deve avere, e quindi cercherò di portare avanti il mandato che mi è stato dato nella maniera migliore e più alta possibile. La Regione Toscana ha eletto i propri delegati alle elezioni del Presidente della Repubblica e credo la notizia più importante è che si siano individuate le figure di carattere istituzionale sia nella maggioranza che nella minoranza,
A noi ha trovato pienamente convinti questa soluzione nel sostenere il Presidente della Giunta Eugenio Giani, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e a rappresentare la minoranza sarà Marco Landi, rappresentante e portavoce delle opposizioni. Credo che sia stata un'elezione corretta nel rispetto dei singoli ruoli, quindi tre figure che avranno l'onere e l'onore di rappresentare la Regione Toscana, tutti i propri elettori. E la Toscana sarà partecipe di un'elezione, a mio avviso, di un Presidente della Repubblica che possa essere, come abbiamo chiesto in aula, europeista, garante delle istituzioni, garante dell'unità nazionale, ma soprattutto una persona in grado di respingere i tentativi e le pressioni del populismo come quelle del sovranismo. Una grande figura istituzionale e abbiamo piena fiducia e diamo mandato, quindi, ai tre grandi elettori della Regione Toscana di rappresentare tutti noi come Consiglio regionale per conto nostro. Tutti gli elettori della Regione Toscana. Siamo soddisfatti perché la votazione è stata una votazione molto corretta, molto leale, sono state rispettate, direi, proprio quelle che sono state le proposte fatte. Noi come maggioranza abbiamo proposto come grandi elettori per la Toscana i due massimi livelli istituzionali, il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio. Questa è una consuetudine, ma siamo convinti anche di aver fatto una proposta di alto profilo che è stata apprezzata da tutto il Consiglio, tant'è vero che la votazione è stata veramente molto compatta. L'auspicio ora è che ai tre che sono stati eletti come grandi elettori del prossimo Presidente della Repubblica sia riservato la possibilità di eleggere un Presidente che sia il degno successore del Presidente Sergio Mattarella, che io ho colto l'occasione per ringraziare per il modo, l'autorevolezza, il prestigio con il quale ha rappresentato l'Italia in questi 7 anni. Ecco, le difficoltà che stiamo attraversando in Italia, in Europa e nel mondo hanno bisogno di un prossimo Presidente che sia il degno erede di Sergio Mattarella e quindi l'auspicio che ci sia in Parlamento la capacità di individuare una figura che sia il garante dell'unità nazionale e del prestigio dell'Italia in Europa e nel mondo. Sono convinto che questo potrà avvenire e quindi un grande augurio ai nostri grandi elettori per il lavoro che avranno da fare. Io ho colto l'occasione anche per auspicare che il prossimo Presidente della Repubblica raccolga quelle indicazioni che David Sassoli, che è stato all'inizio del Consiglio ricordato e commemorato, ci ha indicato per una Europa che sia un'Europa dei popoli, un'Europa sempre più rivolta al lavoro e al sociale, attenta ai bisogni, come sta avvenendo anche grazie a lui in questa fase di pandemia. L'espressione dei grandi elettori delle regioni sono un segnale di continuità tra Roma e il territorio, e l'intero suo territorio, che i padri costituenti hanno voluto consegnarci, con l'impegno di garantire la rappresentatività, che è un fattore fondamentale, qualcosa che la nostra Costituzione sottolinea in ogni suo passaggio, e oltre alla rappresentatività è anche quella dell'inclusione. E in questo passaggio c'è da dire che noi abbiamo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo voluto dare indicazione al Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, di rappresentare politicamente tutte le forze che sono espresse all'interno dell'arco consiliare, consegnando a lui questa fiducia. E dall'altra parte ci sarebbe piaciuto vedere anche l'espressione della totalità di quelli che sono i cittadini toscani. E questa totalità riguarda per la metà donne. Donne che fra i tre rappresentanti che andranno a eleggere il Presidente della Repubblica non sono espresse. E questo dispiace perché tutti i gruppi politici si riempiono spesso la bocca, mi viene da dire, con parole riguardo la parità di genere, l'inclusione, rappresentatività, però poi arrivano le azioni concrete e ci troviamo di fronte a questi numeri che più volte nel corso di questo anno già sono stati anche denunciati dalla Commissione Pari Opportunità. Molte nomine, la maggior parte sono uomini, pochissime donne. E dispiace che nessuno si sia voluto far carico di questo, neanche il Partito Democratico.
Questo lo sottolineo proprio perché secondo noi è una frattura grave anche di fiducia per quanto riguarda la rappresentatività. Per il resto, come scelta, non potevamo fare altro che, oltre a dare un'indicazione per chi noi vorremmo vedere rappresentato alla carica più alta e più rappresentativa dello Stato, abbiamo voluto dare anche un segnale, non votando per il portavoce dell'opposizione, che formalmente non ci rappresenta in quanto non ha avuto il nostro voto, anche perché non lo ha cercato. Abbiamo voluto anche dare un segnale chiaro che per noi non sarebbe stato possibile mandare a Roma nessun rappresentante che intendesse votare candidati che per noi sono assolutamente non idonei a ricoprire la più alta dignità del nostro Paese. Quindi in bocca al lupo ai rappresentanti per questo importante lavoro. Alla fine ha prevalso l'intento politico a qualsiasi tipo di personalismi. L'obiettivo era quello di mantenere unito il centrodestra. Abbiamo detto fin dall'inizio che qualora vi fosse stato un accordo tra i partiti di centrodestra, chiunque di noi fosse andato a rappresentarci in sede di elezioni del Presidente della Repubblica non avrebbe fatto la differenza, perché se c'era un accordo, chiunque fosse andato a Roma a votare per il Presidente della Repubblica avrebbe rappresentato tutto il centrodestra toscano. Così è stato, i partiti a livello nazionale hanno trovato un accordo, come era giusto e logico che fosse, l'unità del centrodestra a discapito di chi magari aveva pensato di potersi incuneare con qualche strategia strana in spaccature inesistenti. Alla fine il centrodestra ha dimostrato ancora una volta di anteporre l'interesse politico all'interesse personale, e il voto a Marco Landi ha testimoniato questo. Quindi un grande in bocca al lupo a Marco, e che rappresenterà sicuramente tutto il centrodestra toscano in sede di elezione del Presidente della Repubblica. Voltiamo pagina, novità tra i gruppi in Consiglio regionale. La consigliera Elisa Tozzi, eletta nel collegio Firenze 2, ha lasciato il gruppo della Lega per aderire al gruppo misto. Sentiamo le sue motivazioni in questa sua dichiarazione. Certamente è stata una scelta non facile, dopo aver condiviso un anno di un percorso consigliare che sotto il profilo umano è stato anche intenso. Certamente però, come in ogni situazione che si può verificare diciamo nella vita quotidiana, a un certo punto ci si accorge che questo percorso politico non è più condivisibile. Non lo è perché in questo anno ci si poteva aspettare di più sotto il profilo anche dell'evoluzione e della maturazione di un partito che ancora oggi tende ad essere estremamente settario, un partito che ancora oggi guarda con diffidenza al ruolo centrale della provincia di Firenze, un partito che forse ancora non sa cogliere la sfida di una maturazione, di un'evoluzione, che invece credo oggi debba un po' interessare tutti quanti noi, soprattutto come consiglieri regionali, come coloro che si pongono come classe dirigente. Non è possibile, come dire, rimanere all'interno di una costruzione che forse oggi dovrebbe maturare e porsi più al passo coi tempi rispetto invece a una situazione che ho trovato non ricettiva su alcuni passaggi. Ecco, questo è quanto. Anche a livello di linea nazionale è rimasta sempre una linea molto ambigua, una linea che non ha voluto mai dare chiarezza ed evolversi in una direzione che forse anche dentro questa consigliatura, questo consiglio regionale, rischia di relegare la Lega più, diciamo, ad un ruolo di marginalità rispetto alla centralità che invece aveva all'inizio come forza trainante del centrodestra. Ci sono questioni che purtroppo riguardano la maturazione del partito, e questa maturazione in termini di contenuti, magari meno like, meno personalismi, ma forse anche più come dire, guardare anche alla qualità, al merito, alla prospettiva, ecco, su questo poi dopo alcuni equilibri si rompono perché poi le visioni cominciano ad essere diverse. Io credo invece che oggi la politica debba andare nella direzione di recuperare credibilità, soprattutto in un momento difficile come questo. Quindi la sfida grande è quella soprattutto di riuscire a ridare una speranza alle persone in una fase diciamo difficile come quella che stiamo vivendo. Questa è la grande sfida. Se non la si coglie ma si preferisce rimanere all'interno di un orticello sicuro, ecco, allora è lì
che comincia, diciamo, ad inclinarsi un equilibrio. Uno sforzo in più io credo che andasse fatto in questo anno. Questo sforzo non è stato possibile portarlo avanti ed è evidente che chi crede invece nella necessità di un profondo rinnovamento della politica, di un percorso che deve portare a concretezza, che deve dare anche che deve superare anche nell'ambito del centrodestra, io credo, quella contrapposizione ideologica che troppo spesso porta la coalizione di centrodestra a non porsi in modo innovativo rispetto a ciò che invece potrebbe essere in Toscana. Questi sono un po', diciamo, i motivi che mi hanno poi spinto a questo passo che, ripeto, non è stato semplice, ma che è maturato all'interno di tutta una serie di riflessioni che poi, ecco, si sono rivelate, come dire, alla fine dirimenti per fare questa scelta di campo. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.